Ciao a tutti, ci troviamo sulla strada per andare verso il Monte Plauris per poi proseguire verso il ricovero Franz e lungo il cammino si trovano queste casere che si chiamano Casere Plan di Porto Lance. Una volta erano dei ruderi, infatti quella casa lì è ancora pericolante, non hanno mai fatto lavori, mentre lì è una casa proprio edificata e qualcuno ci abita, quindi non si può trovare appoggio qui, nessun tipo. Bisognerebbe proseguire verso il ricovero Franz. E questo è quanto. Eccoci qua, siamo sul versante nord-occidentale del Monte Plauris. Il sentiero 701 che da Tugliezzo ci ha portati fino a qui, al rifugio Franz. 1000 metri, 1035 metri d'altitudine. E normalmente io a questo punto del video direi proviamo a entrare a dare un'occhiata. Il problema è che qui non c'è nessun tipo di illuminazione, abbiamo già provato a fare delle inquadrature ma non si vede nulla, quindi vi descriverò io. Comunque sul sito potrete guardare le foto, insomma lì si riesce a vedere un po' meglio. Allora, criteri: il fuoco è ben soddisfatto, nel senso che la stufetta qui sia per cucinare che per scaldare funziona bene. La legna c'è, è già preparata, c'è anche legna piccola per accendere. L'isolamento termico non è male, d'accordo, perché è un grande cappotto di legno. Per quanto riguarda ristoro, c'è giusto qualcosina, qualche pentolina, le cose utili, insomma, senza esagerare. E con questa scala qui si va nella parte di sopra, dove si dorme sempre nei rifugi, perché il calore va verso l'alto, e dove possiamo trovare un paio di reti e un paio di materassi. Ora, questo rifugio normalmente, per come è posizionato anche la zona della foresta, è pieno di faggi e altre cose, quindi a livello di utilità non è male, si prenderebbe un buon voto solitamente. Ma ci sono due grandi criteri, due grandi problemi, d'accordo, nei criteri che andiamo ad elencare, che rendono questo posto come non adeguato per un bivacco. Il problema numero uno è l'acqua, d'accordo? Qui non c'è nessun tipo di fonte d'acqua. La grondaia va direttamente a scaricare a terra, d'accordo? Ce ne sono un paio di grondaie qua attorno. Vieni, facciamo un giro veloce. Qua dietro ci sono anche altri strumenti per far legna, insomma. Paglia può essere utilizzata per accendere il fuoco, ciocconi grandi, insomma. Vedete, le grondaie sono tutte quante così, tutte che scaricano a terra. E qui vicino non ci sono fonti d'acqua decenti, d'accordo? C'è un torrente ma è sempre in secca, adesso siamo oltre la metà di settembre, quindi. Mentre invece l'altro grave problema è la condizione interna del rifugio, è strapiena di escrementi e pipì di ghiri e altri animali. La mancanza di manutenzione e di pulizia ha fatto sì che questo genere di condizione si impregnasse nel legno. Non si può restare più di 10 minuti all'interno per la puzza, men che meno dormire, a meno che ovviamente non abbiate degli stomaci molto molto forti. Le condizioni igieniche sono importanti quando si fa un bivacco, quindi visti anche e considerati tutti questi problemi elencati, il bivacco Franz non può che prendersi un'insufficienza, un D come voto. Fermatevi qui unicamente se non ce la fate più e non riuscite ad andare fino al ricovero Bellina, che ha 2 ore in salita e proseguendo su 701, o se per qualche problema o motivo vi siete persi lungo il sentiero, che non è molto battuto e nemmeno tenuto perfettamente, quindi ci si può perdere, e vi ritrovate ad arrivare in questa postazione qui al tramonto o addirittura col sole già sceso. In questo caso va bene, diversamente tirate avanti tranquillamente fino a valle. E questo è quanto.